Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al quarto episodio di Skyrim Special Edition. Allora, come vi ho lasciato nel terzo episodio, siamo qui ragazzi che dobbiamo proseguire per nel tumulo delle Cascate Tristi. Allora, abbiamo l'artiglio varie. Infatti, andiamo su varie, artiglio dorato. Perfetto, e devo salire su questa cassa. Apri baule semplice, oh cazzo, è più tosto rispetto a come abbiamo trovato Ekalla. Infatti ho rotto un grimaldello. Devo andare più con i piedi di piombo. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. 12 di oro. Va bene, non sono niente male, anche perché abbiamo un totale di 600 quasi di oro. Allora, qua c'è una piccola trappola. Io direi di salvare. Se sentite tanti rumori, ragazzi, è mio figlio che sta giocando, che sta a fa bordello. Aia, mortacci tua. Aia. Aia. Mortacci de Pippo. Attiva catena. Ok, abbiamo disattivato, credo, la trappola. Madonna, quanto male mi sono fatto, raga. Cioè, guardate la vita come sale. Ho proprio poco, pochissime emozioni di cura minore. Prendiamoci questa. Però noi dovevamo avere. E santa miseria, guarda, che fai, amore di papà? Madonna, quanto casino fai. Allora, dovremmo avere. Vediamo un po'. Allora, no, dovrei avere l'incantesimo. Pozioni, no. Era un incantesimo. Oddio, era un libro. Che cazzo era? Recupero, eccolo qua. Cura 10 punti al secondo a colui che lancia l'incantesimo. Poi, magia, distruzione. Questo qua, ragazzi, ho visto un video. Ok, quindi vado qui. Se io faccio cura, e se ok, funge. Quindi andiamo pure qui. Andiamo in vestiario e ci mettiamo lo scudo laminato anche nei preferiti. Così quando a malapena facciamo così. Perfetto, ok. Possiamo proseguire. Abbiamo trovato un metodo per curarci in maniera veloce. Anche perché. Bella, uccisione finale. Antica ascia da guerra nord e più 3 oro. Perfetto, abbiamo 602 di oro. Ricordo che 1000 voglio comprarmi il cavallo. Dai, vieni. C'ho due, cazzo. Eh sì, pure con lo scudo vai. Però nel frammento stiamo prendendo l'abilità armi una mano. Con tre colpi adesso uccidiamo un Draug. Oh, colpo caricato. Allora, prendiamoci loro. Scudo di ferro non mi interessa perché abbiamo quello laminato momentaneamente. Farina d'ossa e questo qua. E andiamo. Ci prendiamo un attimo la cura. Perfetto. E ci rimettiamo lo scudo. No, raga, mi sta piacendo veramente tantissimo sto gioco. Antico spadone nord, gemma dell'anima minuta e oro. Mamma quanto oro stiamo trovando qui dentro. Siamo ricchi di oro. Questi draug non li possiamo controllare momentaneamente. L'unico problema, ragazzi, è che sto salvando un 2x3. Cioè, ogni passo che faccio sto salvando. Ma secondo me
È una cosa normale, credo, di Skyrim. Boh, poi non lo so se sto sbagliando o no. Correggetemi. Qua dove cazzo stiamo? Drog. Che cazzo ha detto? Beh, ho tolto più io, dai, comunque. Ok, perfetto. Allora, altre farine, altro oro. Abbiamo un bauletto. Oro e pozione, perfetto. Poi vediamo un po'. Qui non c'è nulla. Ah, dovremmo andare di qui forse. Attiva catena. C'è qualche trappola? No. Apri di qua. Questo posto lo vedo pieno di trappole, secondo me. Pienissimo di trappole, secondo me. Proseguo da qua. Qua c'è un baule. Oro. Pergamena palla di fuoco. Una potente esplosione che infligge 50 punti di danno in un raggio di 15 piedi. Pozione di cura minore. Perfetto. Da qua si può scendere? No. È la miseria, mi ha visto già. E che cazzo. Ah, sicuramente salirà da qua. Guardate come me lo trovo di fronte, oh. Già si vede il pallino. E infatti. Bella, era un drago donna questo. Oro e scudo di ferro. Lasciamo. Oh, scusa. Scusa, lasciami da. Più uno. Ok, aspetta allora, eh. Armi. Perché mi dà più uno quando. Lo scartiamo. Antica ascia nord. Mettiamoci questa, vediamo. Visto che me la dà come. No, arco impalato. Ok. Mi dà più uno. Boh, non so il perché. Può essere più forte, forse? Boh, mo la prendiamo immediatamente. Allora, qua c'era questo tizio. L'abbiamo ucciso. Giù non c'è più nessuno, credo. Sì, cazzo, c'è una cassa. E c'è uno skiver. Vabbè. Sti cazzo di skiver ci sono dappertutto. Scheletro, farina d'osso e oro. Apriamo, semplice. Quindi. Come cazzo può essere? Così. Perfetto, grande. Oro. E stivali di cuoio non me li prendo perché tanto porto solamente e esclusivamente peso. Anche se poi, ripeto, ce li andiamo a vendere. Perché visto che c'è l'opzione vendi quando andiamo sull'oggetto. Quindi no, non ce li prendiamo per il momento. Andiamo per di qua. E forse siamo arrivati al punto clou della situazione. Perché stiamo camminando da tantissimo, in questo cazzo di posto, però. Salviamo. Qua mi sa proprio di trappola. Drago inquieto. Questi sono stronzi, raga. Questi sono proprio stronzi. No, perché si è fatto beccare? Ma sei un idiota. Vabbè, lui mi becca. Lui c'ha. Dai. Ok, scudo. Madonna però quanto. Madonna quanto picchia. Mortacci sua. Mettiamoci in prima persona. Ok, io ho parato. Perfetto. No! No, no, cura, 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 cura.
Mazza raga. Stavo messo malissimo. Mi sta da filo da torce sto stronzo, eh. Vaffanculo, pezzo di stronzo. Tiara di rame con pietra lunare, valore 100. Mortacci sua, quante pozioni di... vabbè, me ne prendo una giusto per fare in modo di che si recupero, che recupero praticamente la magica in maniera più veloce. Siamo saliti di livello comunque. Cioè, questo tumulo delle cascate ci ha fatto salire di tanto. E direi ora di metterne una a salute. E andiamo su. Incantamento. Per poter incantare maggiore la magia che può infondere in armi e armature. Recupero. Questo mi interessa. A posto. Recupero. Almeno possiamo recuperare l'energia con la metà della energia richiesta. Qua abbiamo un coso da scassinare, un bauletto da scassinare, a posto rotto un grimaldello. Ma neanche ha fatto la prova, quindi questo era già usurato dalla scorsa apertura, quindi ecco là un altro Tacideva di Pippo. E che cazzo vuoi così? E li mortacci tua. Guarda. Così sarà. Per forza. E che cazzo. Oro, pozione e ascia di ferro la lasciamo. Ok, qua non c'è più nulla. Non vedo più nulla di tanto particolare. Ok, santuario delle cascate tristi. Allora, vediamo un po'. Allora, ok, salvataggio sempre. Qua di nuovo, mo. Di nuovo l'energia, siamo pronti. Che cazzo escono? Ah, dei buchi qua, ok. Aia, aia. E la miseria. Sì, tutti qua stanno. Guardate. Dai. Tacci di Pippo. Ma non devo parare lo scudo, dove cazzo ce l'ho? Tacci tua, lingotto di corundum, oro. Ok, spada. Qua dentro invece che c'è? Qua non c'è un cazzo, niente. Cioè, sono venuto qua dentro solamente per sedermi su una cazzo di pan. Sì. E vaffanculo. E morite, cazzo. Ok, c'ho pochissima vita, granate e oro. Questo era un arciere. Antico arco nord, frega niente. E questo qua, antico spada nord, perfetto. Qua non si va da nessuna parte, sì. No, per niente. Oddio, potevo sfruttare le lanterne qua per... Ma porca miseria, con l'arco. La prossima volta devo guardare meglio la situazione. Potevo sfruttare meglio la situazione e là far prendere fuoco dappertutto. Non c'è nulla. Qua si va dall'altra parte. Ok, stiamo proseguendo bene. Andiamo sempre con lo scudo in difesa. Ok, un'altra porta. Apri porta di ferro. Perfetto, salvataggio rapido e proseguiamo perché sta zona non mi piace. Anello interno attiva.
Attiva toppa della serratura. Ok, queste si spostano, quindi dovrebbe esserci un enigma da qualche parte, ma dove? Quello di prima è stato più semplice, questo invece attiva. Proviamo così. Proviamo l'orso. Mettiamole uno diverso dall'altro. Ci sono un miliardo di tentativi. Proviamo boh, orso, aquila e boh, gufo. A cazzo di cane! Sì, ragazzi, così si fa. Si provano tutte le cose, tutte le combinazioni. E beh, ce l'abbiamo fatta. Sicuramente da qualche parte c'era qualche enigma, ma noi non ce n'è bisogno. Cioè, proprio siamo troppo forti. Allora, salvataggio e andiamo avanti. Qua. The situation. Pipistrelli. Tutta asci vostri. Ok, qua non c'è nulla. Comunque, mi piace proprio come è fatto questo gioco. Quella è la cosa bella, figa di sto gioco. È ambientato e fatto proprio bene. Ok, sto acquattato. Non vedo nessuno, quindi è inutile che. No, tanto il prima persona non mi piace, raga, perché non mi permette di avere una visuale più, diciamo, più gestita del gioco. Cioè, alla fine. Mi piace più questa visuale. Ok. Che cazzo è? Parola del potere appresa. Forza, forza inesorabile. Completa. Scopri il segreto del tunnel delle cascate tristi. Porta l'artiglio a Luca. Signore Supremo Draugr. Se banane. Che cazzo parla? Allora, andiamo di arco. Però vacci di arco, eh. Madonna, non gli ho fatto un cazzo. Beh, no, gli ho fatto. Gli ho fatto cazzarola. Perché fa rodà? What the fuck? Rodà? Grazie, salve, buongiorno. Facciamo giro, 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 giro. Opla! Tacci sua quando male fa. No, fa malissimo questo. Ok. Aia, fa malissimo, fa malissimo. Cura, cura, cura. Cura li mortacci sua, cura. Ok, comunque, sto fatto del recupero che recuperiamo la vita è fantastico. Cioè, è un'idea spettacolare. Metti il grimaldello, oro, ascia d'acciaio, scudo laminato, scudo di cuoio. Wow, tutto l'impossibile ho preso. Prendi il rotolo di lino. Questo qua lo dobbiamo sconfiggere, perché sennò qua non ci andiamo tanto davanti, eh. Scusa, da che tu stai fermo là così? Se io sto qua sopra. Allora a sto punto di. Mortacce di chicco. E perché ogni volta che prendo l'arco. Devi rompermi il cazzo. Ma che cazzo mi sposta? What the fuck? Alzati, che cazzo ti siedi? Ma certo che sei ignorante però, eh. Xina, sei un imbecille, Xina, porca miseria. Quello te fa rodà. Il ritardo, ma te lo fa comunque. Ultima botta, Xina. Preso. Madonna, l'abbiamo preso, dai, 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 ultimo colpo. Beh, ucciso lo stronzo. Stai fermo qua, dove te ne vai? Pietra del drago, oro, antico spadone nord del ferro. Mamma che figata, quanto pesa 18, tantissimo.
Tantissimo pesa. Ma no, sto spadone è fantastico, io lo voglio. Allora, oddio, come vado pesante. Allora, facciamo una bella cosa. Vestiario. Scudo di ferro. Già che abbiamo buttato sto scudo di ferro che non serve un cazzo, forse ce la facciamo. Andiamo con antica ascia nord. Perfetto. Qua dentro abbiamo una gemma dell'anima. Qua dentro abbiamo la finesia. Perfetto, e ce ne possiamo andare, credo. Abbiamo ucciso sto stronzo, chiamato proprio così. E sì, raga, ce ne possiamo andare da questo maledetto posto. Quindi, attiva maniglia. Proprio così a cazzo di cane. Cioè, manco me ne ero accorto. Cioè, si è fermato il mirino proprio su quel pezzettino di obelisco. Se no, manco, raga, me ne sarei accorto e staremmo ancora qui a cercare come si apre la porta. Allora, baule, gemma, grimaldello, oro, collana e frecce. Mamma che figata! Prendi teschio, prendi fiore di luna di montagna, me ne frega un cazzo. Lo sopra c'era un... No, niente. Ok, ce ne possiamo andare verso Skyrim. Perfetto! L'armatura pesante assorbe danni maggiori, ma pesa più di quella leggera. Bellissima questa armatura, cazzo, tutta bella con i puntiglioni. Allora, salviamo. Dobbiamo ritornare, credo, da Whiterun. Vediamo un po' le missioni nostre. Consegna la pietra del faro. Consegna la pietra del drago a Farengar. Ok, quindi scendiamo per di qua. Oddio, qua vedo delle teste di mammut. Non vorrei che siamo capitati su una zona dove ci sono i giganti, perché giuro che mi ammazzo. No, sembra di no, però ci siamo vicini. Oddio, qua è successo tipo un combattimento, cose perché vedo del sangue a terra. Comunque, ma no, raga, mi sta piacendo tantissimo. Spero che anche voi vi stia piacendo, vi stia facendo compagnia, mi state facendo compagnia. Quindi è un po' una cosa tutto un tutt'uno alla fine, va. Ok, vigore non ce n'abbiamo più. Porca miseria, come prosciuga il vigore. Santa ladra. E che è? Peggio di che. Ok, spero che sto. Oppure ho preso la strada giusta perché. No, no, sto andando nel verso giusto, sì. Raccogli cardo. Boh, chissà che servono sti fiori. Qua c'è un altro fiore da raccogliere. Vedi che è più alto e più grande alla fine. Oddio, questo mi sembra tipo un posto un po' troppo strano. Cioè, così. Questa roccia messa così, così a caso. Possibile. Cardo. Bene. E andiamo per di qua. Qua chi c'è? Una strega. Salve. Capanna di Anis. Non è facile tirare avanti qui. Ma io ce la faccio. È bello avere visite. Anis, non me la conti giusta. Comunque, guarda te quanti posti ci sono. Cioè, grandissimo. Cioè, noi siamo venuti praticamente da quella zona. Ora noi stiamo dalla parte sinistra della strada che abbiamo fatto per arrivare al tumulo delle cascate tristi. Eh sì. Lupi. Dammi la tua pelle. Peccato che non me ne posso. Oddio, quelli sono buggati? No, eh sì, buggati il cazzo. Cioè, proprio come arriva a 315, non ce la fa, non ce la fa più. Vediamo che cazzo c'ho di valore bassissimo. 15 bracciali imperiali, pozioni, cibo. Libri. Pure sti libri pesano. Ma vaffancavo, va. Pure i libri c'è un peso, cioè assurdo. A vari, vediamo un po'. Vabbè, l'artiglio dorato, ma lo dobbiamo dare tanto a lui e se lo prenderà. E ci abbiamo già
Beh, 0,5 pesa. Pesa più sella pietra del drago, 25. Porca ladra. Andiamo, andiamo, andiamo a lasciare ste cazzo di cose perché pesano un accidente. Abbiamo da fare un bel po' di strada, credo, perché Whiterun, se non erro, si trovava vicino, cioè si trovava la parte di fronte. Ora non so se dobbiamo andare a Whiterun o a Riverwood. Però, se non erro, dobbiamo andare a Whiterun perché il mago si trova lì dentro a Whiterun. Quindi mi sa che dobbiamo andare a Whiterun. Eh sì, io qui sto a Riverwood. Qui sono tornato a Riverwood. Sì, perché quello è il ponte che ho percorso per andare a Whiterun. Quindi praticamente è dietro questa montagna. Dovevo prendere la strada di ritorno, perché così mi trovo dall'altra zona. Sì, dove c'è Whiterun? Infatti sì, è proprio lui. Quindi qua incontreremo di nuovo i lupi. Se c'è un respawn. Il vigore scende, ma tantissimo proprio. Cioè, proprio qualcosa di assurdo come scende. Qua di regola dovrei rincontrare un lupo. Vediamo se non sbaglio. No, non sbaglio per niente. Invece mi sono sbagliato. Però, se non ricordo male, qui abbiamo incontrato un lupo. Ah, noi mo, tagliamo del mezzo qua. Perché Whiterun tanto è quella là lì giù. Eccola là, la vedo da qua. Infatti quello è il castello dello Jarl di Whiterun. Vediamo se da qui riusciamo a scendere senza che ci facciamo male. Sì, perfetto. Anche se mi sa siamo caduti proprio nella zona dei giganti malimortaci. No, 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 quella è una guarda. Sì, ok, sono solo guardie. I giganti si trovano. Il mammut, dove cazzo sta il simbolo del mammut? Che poi ragazzi, quando diventeremo poco più forti, cavolo, lì si andranno a sfidare questi giganti del cazzo. Allora, voglio vedere quanti soldi ho. 934, quasi i soldini per poter acquistare. Oh, abbiamo trovato frecce di ferro. Cazzarola. Un gigante morto per terra. Complimenti a chi l'ha ucciso, veramente. Cioè, sono fortissimi, ragazzi. Sono fortissimi. Oh, il cavallino, dai, il cavallino. Manca poco per acquistare sto cazzo di cavallo. Perché col cavallo, a parte il fatto, ci muoviamo in maniera veloce. Infatti, ragazzi, ho provato a rubarmi proprio quel cavallo. Ma niente, le guardie le ho viste tutta una volta correre da quella zona verso di me. Mi hanno arrestato e mi hanno portato in carcere. Oddio che palle però stare senza vigore. E spero che quando ci prendiamo il cavallo non consumi lo stesso vigore che consumiamo a camminare a piedi. Perché sennò che cazzo lo compriamo a fare il cavallo? Cioè io voglio comprare il cavallo proprio per risparmiare. Proprio prosciuga, te lo prosciuga in una maniera assurda sto cazzo di vigore. Guardate, è cattivo. Ok, apri Whiterun. Dai che siamo arrivati qua, sono lo Jarl. Quindi stiamo messi bene alla fine, va. La guardia potrebbe innervosirsi se una donna le si avvicina con l'arma sguainata. Giustamente, hai ragione. Lavoro per Bellator, all'Emporio. Ciao, piacere. Bellator all'Emporio, va bene. Noi dobbiamo andare allo Jarl. Cioè, guardate, qui sono arrivato, raga. Vigore non ce n'ho più già. Cioè, assurdo, cazzarola. Allora, qua. No, non è questo. Dovrei salire da qua. E quello, ragazzi. Mi sono provato ad avvicinare a quel tizio là che sta parlando. Lasciate che vi scopro il potere di Talos. E mi sono uscite tante scritte lì a sinistra dove mi toglieva le malattie. Non so, forse quando saremo avvelenati o non so, sicuramente ci saranno malattie che ancora non ho scoperto, però spero il più tardi possibile. Pare che Ulfric, manto della tempesta, abbia ucciso il re dei re con un Ok, colpo. perfetto, vieni qua brutto stronzo. La terminologia è chiaramente. Salve. Ah, la pietra del drago del tumulo delle cascate tristi. Sembra che tu sia più abile dei soliti bruti che mi spedisce lo Jarl.
Che è nella mia ricompensa? Con Jarl, o forse con Avenici, il suo sovrintendente. Sono sicuro che ti daranno quanto meriti. Ok. La mia aiutante sarà lieta di accompagnarti. Lei ha scoperto dove si trova, in un modo che finora non ho voluto condividere con me. Ah. Le informazioni erano corrette, in fondo, e dobbiamo ringraziare il nostro amico che le ha recuperate per noi. Ti sei Aspetta. Avventurato nel tumulo delle cascate tristi per recuperare quella roba? Certo. Bel lavoro. Inviamene una copia. Non l'avrai decifrata. Faringar, devi venire subito. Qui vicino è stato avvistato un drago. Dovresti venire anche tu. Ok, un drago. Benissimo. Che stupendo, che cazzo stai dicendo? Ma tu lo sai quanto cazzo è grande un drago? Cioè, mi ricordo nel momento in cui quelli là mi stavano per... Oh, oh. Ruba. Ruba. Salve, aspetta un attimo, Faccio un attimo un po' di spese, Aspettate. In ordine di Skarim. Prendi. Borsa di monete. Porca miseria, non posso andare più. Madonna che... palle. Vestiario. Che cazzo posso buttare? No, la che la neva, che sei scemo. Prendi l'anello da terra. Dove cazzo è andato? Prendi l'anello, prendi proprio quello che vale di più, cazzo. Bracciali. Peso 35, ma vale un bordello. Uff, 15. Per il momento va bene così, dai. Ho buttato un po' di merda, però. Mio. È mio. Perfetto, ok. Allora, dovremmo andare dallo Jarl. Ho intravisto un drago. Solo che, ragazzi, lo faccio nel prossimo episodio. Questo è stato Skyrim Special Edition. Ci vediamo in un prossimo episodio. Un saluto dal vostro Miticaccio. E ciao, grazie mille.